Allora, diamo inizio a questa conferenza stampa. Mi permetto di introdurre due parole sulla vicenda Sgarbi e la candidatura a direttore artistico al Museo Pecci. Innanzitutto volevo ringraziare il professor Sgarbi per la sua disponibilità, per la sua generosità. Credo che sia assolutamente singolare che una persona, un personaggio della levatura di Vittorio si presti in maniera così generosa, direi anche a venire in soccorso di una città che, come voi sapete, sta vivendo una crisi drammatica da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista sociale che economico. Quindi per me, che sono una persona che non fa parte di nessun partito politico, che è semplicemente una persona che lavora come tutti voi, è stato abbastanza ovvio, direi un procedimento mentale assolutamente scontato, quello di chiamare Vittorio, visto che c'era un bando in essere sul Museo Pecci, e sono stato anch'io sorpreso della sua disponibilità. Quindi sono sempre convinto di quella che è la mia idea, cioè che Vittorio sia una persona assolutamente disponibile di cuore e che deve essere assolutamente ringraziata per il suo impegno. Sottolineo che quest'idea non è venuta in mente a nessuno dei politici, né tantomeno al sindaco Cenni. L'idea della candidatura di Sgarbi non è di destra né di sinistra, ma è una candidatura che è venuta fuori da sé, da persone che amano la città e che vorrebbero vederla rinascere, punto e basta. Credo che solo Vittorio Sgarbi può far rinascere il Museo Pecci, può dargli il ruolo che merita come primo museo di arte contemporanea in Italia e può accendere un faro positivo di bellezza e di positività sulla nostra città. Un'altra cosa che vorrei sottolineare prima di lasciare la parola a Vittorio è che uno dei requisiti del bando che vi invito a leggere se non l'avete già fatto, è che si ricercava una persona indipendente. Ebbene, Vittorio è la persona più indipendente che è presente nel panorama artistico nazionale, non solo politicamente indipendente, che è ovvio, ma è anche una persona indipendente dal punto di vista del mercato dell'arte e dei mercanti dell'arte. Questo vorrei sottolinearlo perché non sempre le istituzioni pubbliche o che gravitano intorno al mondo o ai soldi pubblici mantengono questo tipo di indipendenza. Bene, grazie e adesso passo la parola a Vittorio. Allora, non mi alzo in piedi perché è una conferenza stampa, quindi ha un cerimoniale che è quello di alcune persone che parlano a giornalisti che sono ovviamente curiosi di molte cose, pettegolezzi. La prima è una informazione di garanzia, cioè sarò deludente perché non sono affatto incazzato, anzi sono liberato da qualcosa che mi era toccata senza la mia volontà e senza alcuna necessità né materiale né spirituale di occuparmi di Prato, altro che per la considerazione che ho della città e dello stesso museo che ho visto nascere e che ho frequentato con molte polemiche con i suoi direttori, ma pensando che fosse un'istituzione importante per l'Italia, oltre che per la Toscana. Per cui ringrazio ovviamente i cittadini che mi hanno manifestato tanta attenzione e credo che se ci fosse un'elezione popolare sarei sicuramente il direttore, in un bipolarismo che non è però quello perseguito dal mio amico Renzi, che è certamente persona molto determinata, ma quasi incapace di comprendere il suo destino, che è quello di tenere insieme, come ha fatto il Cotrano Berlusconi, i due poli, non di dividerli. Lui è un cucitore, nessun uomo di sinistra potrebbe prendere voti a destra e nessun uomo di destra, a maggior ragione, potrebbe prendere voti a sinistra. L'unico che è capace di prendere voti a destra è Renzi, per cui per sua natura non è bipolare.
ma in realtà c'è un bipolarismo e si è manifestato in questa occasione, che è quello fra intelligenti e cretini, e siccome i cretini prevalgono tendono a vincere. In questo caso sono 3-1, ma tre non cretini, proprio tre incompetenti assoluti che hanno osato giudicarmi. Ora io posso capire che possono dirmi: non mi è piaciuto un tuo articolo, non mi è piaciuta una tua mostra, ma mettere in discussione che io ho 100 volte più di loro i titoli che negano a me è cosa che è implicita nel testo che vi leggerò. Non per caso tutte le settimane io faccio una trasmissione a Virus. Il Corriere della Sera, che sarebbe un giornale un po' più grande della Gazzetta di Prato, ha indicato che la persona più capace di rappresentare e comunicare l'arte sono io. E il peggiore, secondo il Corriere della Sera, è tale Bonami. Siccome però Bonami appartiene a quel mondo politicamente corretto, che vuol dire mafioso, che vuol dire del mercato dell'arte, e io ero il sottosegretario che litigò con Urbani dopo la polemica sulla fiera del libro di Parigi, non quella di Francoforte, perché avevo proposto come direttore della Biennale per il cinema Scorsese, e divenne poi von Adeln, e per l'arte Robert Hughes, cioè il più grande scrittore d'arte australiano che lavorava al Time. Naturalmente a quel momento quel demente di Urbani, un altro inabilitato, mentre ero a Parigi mi comunicò: guarda, con Bernabé avevamo pensato che è meglio nominare Bonami, a me totalmente sconosciuto, altro che per qualche articolo pubblicato su Flash Art. Ma lui mi disse: è stato in America, quindi è come l'australiano Hughes. Comincia di lì il bipolarismo fra intelligenti e incapaci. Il Bonavi poi ha avuto fortuna, ha fatto la Biennale, e 2 giorni fa, mentre io a un pubblico molto eterogeneo alla libreria Feltrinelli, che nasce di sinistra, con tanta gente, parlavo dell'arte per il mio libro, che guarda caso non i libri della inesistenti Asproni, Gori, Sacco, ma oggi chi apre Panorama, sarà un caso, trova 2 pagine dedicate al mio libro. Ci sarà un qualche riconoscimento per cui il Corriere dice il critico più capace di raccontare l'arte, Panorama ti dà 2 pagine, non vedo grandi pagine sui 3 subcommissari che hanno osato dire che non avevo i titoli. Però essi sembrano accodarsi agli articoli, anzi all'articolo del loro guru Bonami, che sul Corriere Fiorentino di domenica 26 gennaio, con un tempismo straordinario e interessante per la magistratura, a cui porterò tutta la materia, perché è chiaro che io non sono incazzato ma sono crudele, e li porterò in tribunale tutti con la loro ignoranza e la loro mancanza di rispetto per me e per Prato, mentendo spudoratamente sulla sostanza dei fatti. Però cosa dice il loro guru? Gli errori del Pecci, meglio azzerare tutto. E spiega che il primo cittadino, in realtà inconsapevolmente, ora dentro il cappotto, che sarebbe quello del Pecci, il primo cittadino di Prato vuole infilare sgarbi, illudendosi definitivamente che nessuno si renda conto che un'idea del genere è invece l'atto di morte definitivo dell'istituzione. Non è colpa di Sgarbi se un certo mondo continua ad avere bisogno di lui. Perché mai dovrebbe rinunciare a una poltrona e relativo stipendio che gli viene offerto da qualcuno? Nessuno l'ha offerto. Mi hanno chiesto di partecipare, partendo da un'idea di Francesco Peretta, e posso dire per conflitto di interessi che sono andato dal sindaco, il quale mi ha detto: te vogliamo. Io gli avrei detto, fossi in te, come ero quando sindaco io, nominerei senza bisogno di gare e concorsi, ma per questa finzione dei concorsi ha messo in piedi una macchina che ha tradito le sue stesse intenzioni. Per cui l'intenzione del sindaco era un'intenzione logica, essendo anche lui un uomo del popolo. Ma nel momento in cui ci mette in mezzo gli intellettuali sofisticati, molto raffinati, che devono giudicare me, si trova nella contraddizione tra la sua volontà, che peraltro è in contraddizione con lo stesso statuto che poi vi leggerò. E quindi dice questo poveretto: Sgarbi è popolare e l'arte contemporanea meno. Ma unire le due cose non significa risolvere il problema dell'impopolarità dell'arte contemporanea. Ora, essa lo è, c'è stata anche la pop art, perché il popolo rigetta ciò che gli fa schifo. E quindi va proprio rivisto lo statuto dell'arte contemporanea, che deve essere popolare come lo è tutta l'arte, l'arte etrusca, l'arte egizia, o che se l'arte è popolare è meno arte. La teoria di questi dementi elitari
è che l'arte non deve essere popolare, ma deve essere soltanto loro, cosa loro, mafiosi come sono. E quindi io sono popolare e l'arte lo è meno. Ma non mettere vicino uno che la può rendere popolare all'arte, perché altrimenti la snaturi, la fai diventare meno cesso di quello che è, meno escrementizia di quello che è. E non è colpa mia se il Pecci ha inaugurato una mostra con una cloaca massima che cacava merda. Naturalmente io ero anche amico dell'artista, ma non si può negare che come la chiami quella se non arte escrementizia? Se caca merda si chiamerà arte escrementizia. Se cacasse profumi sarebbe arte profumata. Ora, le teorie di questo qui, il sindaco Cenni ha candidato Sgarbi, dice in qualche modo denunciando il sindaco, ma non è sicuramente colpa del critico se a un certo mondo ha bisogno di lui. Allora, questi tre qua, questi tre, come dire, singolari personaggi, uno si chiama Pierluigi Sacco e credo che nessuno di voi abbia letto una riga tra quelle che pure ha scritto malauguratamente per noi. Un altro si chiama Gori ed è noto per essere figlio di un altro, tanto che il mio sagace ufficio stampa mi comunica di lui questa nota. Su Fabio Gori, a parte il fatto che è un imprenditore in diversi settori, non ho trovato nulla. Ora, che il nulla giudichi me è curioso, ma io vorrei sapere che saggi ha scritto, che mostre ha fatto, che libri ha proposto, che iniziative. Ne ha proposta una. E qui voglio che il conflitto sia evidente. Quando io ero assessore a Milano, non nel Medioevo, ma nel 2006-2008, il signor Fabio Gori, accompagnato dal dottor Benassai, è venuto in processione all'assessorato di Milano, di cui ero assessore alla cultura, per presentarmi la collana Ori. Ora, perché la presentava a me, se mi riteneva poi qualche anno dopo inadeguato? Cosa mi presentava? Lui così capace, a me così ignorante. È venuto in pellegrinaggio all'assessorato alla cultura di Milano per portarmi la collana Ori. Io, per la verità, forse non ho dato la sensazione che vedeva, ma non mi pare che Ori, il mio libro ha fatto 100.000 copie, non mi pare che Ori spopoli nelle librerie grazie alle virtù per la promozione dell'editoria d'arte, dell'arte della città del signor Gori. Passiamo all'altra membra. Una signora molto più giovane di me, per sua fortuna, ma purtroppo anche per la stessa ragione non particolarmente versata nelle cose che servono. Si tratta di tale Patrizia Asproni, di origine sarda, residente a Firenze e nominata insieme al Fabio Gori e al tale Sacco in una commissione fantomatica che è modestamente prevista nello statuto, ma non certo per funzioni giudicanti attive. Quindi nessuno potrà dire che mi hanno escluso, perché di fatto il loro giudizio è del tutto ininfluente, è un parere di tipo scriminatorio per portare meno persone all'attenzione della commissione giudicante, che potrebbe però dire: no, quello che non piace a voi è sicuramente il migliore, cosa che sarebbe semplice fare, perché chi stabilisce che uno sia o meno il direttore è la commissione, il consiglio del Museo Pecci, non queste tre persone, che sono, poi vedremo come, in qualche modo un sostegno di comodità, sono dei camerieri del consiglio. Ma vediamo uno di questi camerieri, la cameriera, che cosa ha fatto. Nata a Nuoro, attuale occupazione direttore beni culturali Gruppo Giunti, cioè lavora per un privato. Io l'ultima carica che ho avuto, e ancora sono sovrintendente ai monumenti d'Italia, con una funzione diciamo non localizzata come un generale che non ha. Sono stato sovrintendente speciale del polo museale di Venezia, che peraltro ho inventato io insieme a quello di Firenze, a quello di Napoli e a quello di Pompei e a quello di Roma. Io l'ho inventato quando ero sottosegretario. Ho governato 5 musei, il Museo Orientale, il Museo Archeologico, il Museo di Palazzo Grimani, l'Accademia di Venezia e il Museo di Palazzo della Cadoro. Questa signora ha fatto
Incarichi in corso. Attuale occupazione, direttore beni culturali, presidente Confcultura, presidente Fondazione Industria e Cultura Confindustria, chairman Piattaforma Tecnologica Europea per i Beni Culturali, membro Comitato Direttivo Confindustria, membro Consulta Presidenti Federturismo, membro Commissione Cultura Confindustria, membro Comitato Tecnico Expo 2015, membro Advisory Board, Presidenza Associazione Amici degli Uffizi, cioè amici sono dei turisti. Principali attività precedenti, responsabile marketing La Repubblica, il giornale che più di tutti mi odia. Guarda che strano conflitto di interessi. Titoli, zero. Pubblicazioni, zero. Mostre, zero. Contributi scientifici, zero. Ma in cosa è laureata? Lui dice, beh, però è laureata in filosofia, in storia dell'arte. No, è laureata in lingue e letterature straniere, come una commessa o un interprete. Quindi competenza sull'arte zero. Siccome però autorizza il trattamento dei dati personali, ve li ho dati e ve li consegno pure. Poi ripete il suo curriculum vitae, è sempre la stessa cosa. Nasce sempre a Nuoro, è direttore del gruppo Giunti, presidente Confcultura, cioè non c'è nessuna variante, è sempre lì, curriculum vitae. Però ha fatto anche delle interviste. Una soltanto abbiamo trovato, perché io ne ho fatte 770.000, lei ne ha fatte una, in cui dice questo: da oltre 10 anni mi occupo di management culturale, non può dire in italiano mi occupo di cultura, dice management culturale e di industrie creative, non sappiamo cosa siano, perché l'industria è una cosa, la creatività è un'altra, ma lei dice questo: sono presidente di Confcultura, associazione nazionale dell'innovazione del turismo culturale, si sa cosa sia, se lo sono inventati 4 deficienti, e di rinnovazione tecnologica, perché l'innovazione potrebbe anche essere antitecnologica in questa logica, no? Della fondazione dell'industria. E poi dice, ho anche un lavoro, perché si capiva che non aveva mai fatto un cazzo, ho anche un lavoro nel gruppo Giunti, dove mi occupo della divisione gestioni museali. Poi dice, partecipo attivamente, cosa fa di culturale? A think tank sulla cultura, perché mi piace scambiare idee e collaborazioni. Twitto molto, chiocciola P Asproni, e viaggio moltissimo. Per questo mi appassiona l'innovazione tecnologica, e qui c'è la cosa più grave. Sapete che quando voi fate una pausa nella grammatica italiana ci possono essere o un punto, o due punti verticali, o tre punti orizzontali. I 4 punti non esistono. Qui ne mette 5, non so cosa voglia dire. Ma dice, spero venga inventato presto il teletrasporto. C'è un cervello proprio, una mente. Poi racconta altre cose e dice che lei ha una grossa esperienza nel management culturale, nel marketing. E poi dice, ancora una volta in contrapposizione con me, che ho riabilitato la bella parola godimento per le opere d'arte. Chi vede un'opera di Piero della Francesca, di Benozzo Gozzoli, tutta gente che loro, di Paolo Uccello, ha un godimento, l'uccello dà godimento, si conosce, no? Lei invece ha la fruizione, lei preferisce la masturbazione al godimento. Dice, comunicando si può cambiare in modo diverso, ora è più facile grazie alle nuove tecnologie e al co-marketing, e cambiando la modalità di fruizione. Cioè tutte queste parole che ripetono tutti, la modalità di fruizione, la fruizione, la sinergia. E poi cosa fa? Esci dal tuo orto e lavora con gli altri mettendo a fattore, lei mette a fattore. E poi cosa fa? Tutto questo non per fare massa, ma sistema. Si vogliono mettere le diverse istituzioni in rete, c'è questo linguaggio morto, mettere in rete, fare massa, il marketing. Non risulta un pensiero che esca da questa intellettuale che appunto fa il presidente Confcultura. Arriviamo al terzo, quindi uno non è pervenuto, ma è venuto all'assessorato a Milano da me, l'altra fa marketing e fa massa, però ci dice anche sul giornale d'arte una seconda, ben 2 interviste, però questa è in società con Braccia Larghe, assessore alla cultura di Torino, se vedi tutto grigio sposta l'elefante, una frase degna di Leonardo, se vedi tutto grigio, cioè questi mi hanno giudicato. Arriva il terzo è un po' più provato, anche perché passa per Forlì ogni tanto, e Forlì è una città piena di dottrina. E allora si chiama Pierluigi Sacco ed è, credo, qui. Eccolo qua. Ecco, in compenso
questo è Panorama che parla di me. Io non ho il co-marketing, ho dei giornali, delle televisioni che continuano a parlare di quello che Sgarbi ha fatto e che Sgarbi fa, che si può rivedere, poi si può anche giudicare. Ma cosa fa invece Sacco? Beh, in Sacco tanto non è laureato in storia dell'arte, ovviamente, no? È per quello che si occupa di cosa che riguarda l'arte. Lui si è laureato alla Bocconi ed è docente di economia della cultura all'Università UAV, professore di economia della cultura. Ha conseguito un dottorato di ricerca a Fiesole, perché andava lì a fare delle passeggiate. In compenso ha realizzato studi di fattibilità economica per il nuovo Polo delle Arti del Comune di Carrara, di cui nessuno ha mai avuto notizie. Il Comune è fallito, il Polo delle Arti non è mai esistito. Il contributo di Sacco è stato di fare qualcosa che si è immediatamente svuotata di sé. Poi però ha fatto qualcos'altro, si è occupato anche della Fabbrica del Vapore a Milano. Ma chi era l'assessore della Fabbrica del Vapore di Milano? Sgarbi. Quindi si è occupato di cosa? Gestita da me. Però adesso mi giudica. È anche responsabile dei progetti Interreg, belli tutti così, key speaker e membro detto Steering Committee European Cultural and Creative Industry di Bruxelles, RUR. E però è delegato alla internalizzazione per le industrie culturali e creative, che sono quelle che piacciono anche a quell'altro, sono soci di cose inesistenti. Loro internazionalizzano quello che non c'è. Produce progetti di sviluppo dell'industria creativa, gli piace molto l'industria creativa. A Vancouver, Belo Horizonte, Cartagena, dove notoriamente uno va solo a fare il bagno. E però si occupa del piano di sostenibilità per il Maxi di Roma. Ma chi ha fatto costruire il Maxi? Il sottosegretario Sgarbi, che firmò il contratto con Zaadid. Se io non firmavo quel contratto, non c'era il Maxi e quindi Sacco non avrebbe avuto questo fondamentale incarico. E chi è il consulente del Ministero per gli acquisti del Maxi? Sgarbi. Chissà perché acquisto per il Maxi, però non sono adeguato a fare il direttore del Pecci. Poi il rilancio complessivo... si è occupato di Santa Maria della Scala. La mostra che ha fatto più visitata l'ho fatta io e si chiama Arte, Genio e Follia, realizzata prima del crollo del Monte dei Paschi. Crollato quello è crollato anche Sacco. Naturalmente però lui sta come consigliere d'amministrazione, conflitto di interessi, nella Fondazione Sandretto Rere Baudengo per l'Arte, il cui direttore è Bonami. E io alla Sandretto ho fatto un dialogo con Bonami, che si vede su YouTube, schiacciando nella sua ignoranza l'improvvido, il quale nulla sapeva, parlava dell'arte che si immagina, ma dell'arte che c'è stata, nulla sapeva. Nulla, e si vede benissimo in quello scontro. È chiaro che se questo è il consiglio d'amministrazione del museo inventato con fondi della regione dalla Sandretto Rere Baudengo, che si è fatta di Forza Italia pur di avere finanziamenti dal loro Ghigo, e se in quello stesso museo c'è stato lo scontro fra me e Bonami, questo signore mostrerà una sua appartenenza a quell'area. I suoi libri. Beh, i suoi libri saranno complicati perché sono tutti fatti con qualcun altro, con Carlo Scarpa, con Angelo Antocci, con Walter Sant'Agata e Michele Trimarchi, con Michele Viviani. Non è stato mai capace di fare un libro da solo, è strano. Con Paolo Vanin, sono tutti libri fatti con altri, non c'è un libro solo fatto da lui. Ora, io ho fatto, mi dispiace parlare di me stesso, 150 libri a mia sola firma e 1500 mostre, tanto che questa riunione si chiuderà dandovi il mio curriculum presentato per il concorso a fronte di quello di questi depensanti che hanno ritenuto di escludermi. Ma andiamo ancora più vicino e vediamo che cosa chiedeva il Museo Pecci all'amico Francesco Berretta, che immaginava di candidarsi, e io gli ho spiegato: guardi, dottor Berretta, lei è un bravissimo manager, però i requisiti che chiede il museo sono di altra natura. E mi pare che l'unico in Italia che li ha tutti sono io, quindi se vuole io posso partecipare in maniera tale da risolvere anche l'ulteriore antinomia, che io sarò il direttore e lei tutti i giorni sarà a Prato, perché sembra che una delle ragioni di questa esclusione sia nel fatto che non si capisce per quale ragione non prevista dal bando il direttore dovrebbe stare quotidianamente a Prato per farsi delle seghe, probabilmente, non so bene perché debba stare tutti i giorni a Prato, perché forse questo consente, eccolo qua il Tirreno dice, eccolo qua. C'è un'agenzia apparsa oggi sul Ieri sul Tirreno che dice:
La Commissione ha identificato alcuni profili particolarmente rispondenti e ha trasmesso i nominativi al Consiglio Direttivo, e poi vedremo questa trasmissione cosa significa. Sono i tre, Gori, Asproni e Sacco, che hanno escluso me, dice. Sarà quindi responsabilità, introducono loro aggiungendo altra ragione nella mia denuncia al TAR per far saltare il concorso, della inadeguatezza della Commissione, che introduce un elemento che non è previsto nel bando. Sarà quindi responsabilità del direttore assicurare una presenza costante per lavorare quotidianamente allo sviluppo organizzativo del museo. Non c'è scritto. D'altra parte, grandi direttori sono anche quelli che molto hanno girato. Il direttore del museo di Capodimonte, che sarebbe sicuramente bocciato, era sempre in America a portare l'arte napoletana. Per cui io, in qualche modo, quando venne da me Francesco Peretta a propormi questa ipotesi, di cui ho parlato col sindaco, dicendogli: ma scusa, perché non mi nomini senza concorso? Ho seguito umilmente la procedura sulla base di quello che vi leggerò. Ho pensato che la sua presenza come mio assistente nell'impresa sarebbe stata esattamente quella che prevede la loro richiesta, peraltro non in bando, e io avrei potuto essere presente 2 giorni, 3 giorni, quello che era utile, ma non certo oltre la necessità. E questo sembra essere il discrimine, perché il ruolo del direttore, ci spiega il comunicato, dovrà pertanto essere quello di assicurare la sostenibilità del museo, l'attrazione delle risorse, la qualità della programmazione culturale, il posizionamento nel contesto internazionale. Tutte stronzate, parole nel vento, che vengono dette per dire che bisogna fare qualcosa per il Pecci. Allora, guardiamo cosa chiedeva il Pecci rispetto alla loro presunzione e addizione. Il centro Pecci ricerca per il ruolo di direttore una figura di alto profilo culturale. Come si misura l'altezza, altro che nel caso della nostra amica? Si misura nelle tante cose che hai fatto, quanto può essere alta la pila dei libri, delle tue iniziative, e anche la notorietà. Il profilo culturale è quello di chi dica cos'è l'arte, chi la rappresenta, quindi non mi pare che mi manchi, ma questo è un dato. Dotata di esperienza, mi pare ho 60 anni, ho fatto tutto nei musei. Sono entrato in amministrazione a 24 anni ed ero ispettore storico dell'arte, come sono tuttora fino a sovrintendente, dei musei d'Italia. Sono stato alto commissario a Piazza Armerina, sono stato 10 anni presidente dell'Accademia di Urbino, sono stato assessore alla cultura di Milano, sono stato sindaco in diverse città, sono stato sovrintendente di Venezia, sono stato sottosegretario. Devo dire che ho provato dolore 2 volte nella mia vita. Una quando sono stato cacciato da sottosegretario per difendere la proprietà statale dei beni contro la svendita dello Stato, la seconda quando sono stato cacciato dall'assessore per aver fatto la mostra arte e omosessualità molto intensa. Nessuna sofferenza mi dà questa esclusione, perché quelle mi sembravano ingiuste, questa mi sembra giusta, perché l'inadeguatezza di chi mi deve giudicare non poteva che portare a questo risultato. Se metti 3 capre o 3 rape a giudicare la vedere di Milo, è chiaro che non parleranno, altro che dicendo le banalità che hanno scritto. Questa figura dotata di esperienza, indipendenza, me la riconosce Francesco Peretta, ma è anche vero che le mie vicende politiche sono state all'insegna di un'indipendenza così forte che mi hanno cacciato sempre. Qualunque carica abbia avuto, non rappresentavo quello che evidentemente si sperava da me, quindi indipendenza l'ho dimostrata sul campo, ma soprattutto nell'arte contemporanea, avendo perseguito e sostenuto gli artisti che abbiamo inaugurato l'altro giorno, io c'ero, nessuno di questi concorrenti, a Firenze, allo studio di Leone Tommasi, indicando che esiste un'arte contemporanea discriminata e un'arte contemporanea politicamente corretta. Proprio in quell'indipendenza io sono dando prove di questo da quasi 40 anni, e tra le cose che ho scritto di arte contemporanea sono ben 2 monografie monumentali su Domenico Gnoli, autore di cui il Pecci ha fatto una mostra. Quindi sono anche pertinente, non so se questi 3 scagnozzi hanno scritto qualcosa che abbia a che fare con l'attività del Museo Pecci, ma anche di molti altri musei. E ho scritto più saggi di arte contemporanea che saggi di arte antica, perché l'arte antica è comunque più complessa da esaminare, mentre l'arte contemporanea in un'infinità. Ho portato alla Biennale di Venezia, di cui sono stato commissario per il Padiglione Italia, 4.000 artisti, facendo un catalogo di 5.000 pagine. Ora, mi pare che questo provi indipendenza. E poi dice anche creatività. La creatività la si vede in televisione, c'è uno che manda a cagare la gente come me, non c'è, quindi sono molto creativo da punti di vista, come dire, che sono noti al volgo.
in grado di dirigere il centro nella fase del raddoppio degli spazi e di rilancio delle attività. Non so come la possono rilanciare loro, ma io avrei saputo e saprei come, e ho rilanciato, per esempio, vi spiego, il Palazzo Grimani, bellissimo palazzo di Stato a Venezia, si poteva raggiungere solo col call center, per cui arrivava lei, chiamava il venerdì, diceva guardi, venga martedì prossimo, e quello partiva. Andavano 5 persone il martedì, 3 il mercoledì, 2 il giovedì, 4 il venerdì. Sono arrivato io, ho aperto le porte, 500 persone al giorno, semplicissimo, ho fatto una mostra di Bosch e di Giorgione, mi pare poco, ci sono i cataloghi, mostre che hanno aperto un istituto pubblico, un museo di Stato, da 5 al giorno a 500 al giorno. E l'incremento del pubblico, l'ampliamento della collezione, la reputazione, la crescita della reputazione locale, mi pare che il popolo avesse mostrato una certa attenzione, e questo è quello che chiede il centro Pecci. Non c'è nel mio curriculum, ce n'è ad abbundanziam, ma poi per proseguire chiedono le competenze che non aveva il tenero Beretta, che sono esperienza dirigenziale in istituzioni culturali pubbliche e private. Ora, io sono stato il più alto dirigente della regione Sicilia come alto commissario per 10 anni a Piazza Armerina, sono il commissario per la ricostruzione con opere d'arte contemporanea di Noto, sono stato dirigente superiore delle sovrintendenze e sovrintendente a Venezia, che non è la più piccola città d'Italia, è anzi la più importante insieme a Firenze, sono stato presidente dell'Accademia di Urbino. Vorrei sapere che cosa mi mancherebbe per le istituzioni culturali pubbliche, e per quelle private ho fatto centinaia di mostre in fondazioni di varia natura, anche in questo momento, prima a Burgos e poi a Città del Messico, la fondazione che porta il nome di mia madre e di mio padre è con una mostra della mia collezione in cui ci sono Tiziano, Lotto, cioè una quantità, Artemisia, Cagnacci, che sono parte della mia collezione. Non so se la signora Sproni abbia mai visto un quadro e compreso un quadro e magari posseduto un quadro. Conoscenza approfondita dell'arte moderna e contemporanea, abbastanza approfondita e documentata da una quantità di saggi e di monografie senza limite, di arte contemporanea, di arte moderna, che poi vorrebbe capirsi che cosa vuol dire. Il curriculum è qui, qua c'è la programmazione degli eventi, ma per dire appunto le monografie che io ho scritto sono su Bonalumi, Mattioli, Guarienti, Gnoli, una quantità di artisti giovani, fra i quali Bonaldi, Serafini, certo non mi sono molto occupato, mi sono occupato anche di Cucchi, però c'è l'ultima mostra che ho fatto in tutti i luoghi d'Italia, questa è a Castellabate dove hanno fatto il Viaggio del Sud, il film di Bisio, lì ho fatto la mostra di Cucchi. E ho fatto la mostra di Vangi, ho fatto la mostra, non c'è un autore di cui non ho fatto una mostra, di Guccione, di Guarienti, di Clerici, di Lopez Garcia, di Varlin, di Il Tornabuoni, di Guttuso, di Schifano, eccetera, eccetera. Non so, non capisco che cosa. Conoscenza approfondita dell'arte moderna e contemporanea. Esperienza e organizzazione di mostre, inclusi gli aspetti gestionali. Ebbene, ho organizzato nella mia vita 500 mostre ovunque, l'ultima chiusa l'altro giorno a Osimo e contemporaneamente quella di Prato su Donatello, che ha fatto 40.000 visitatori in un paese di 10.000 abitanti. Poco prima avevo fatto a Caldarola 1.700 abitanti, una mostra di 70.000 visitatori, Simone De Magistris. Ho fatto fino all'altro ieri una mostra a Venaria Reale su Mattia Preti, di cui sono presidente del comitato, Parmigianino, Mattia Preti, Mantegna, Munari. Non so cosa siano questi, non so che cosa abbiano fatto i membri. Non sono membro, io sono presidente. Avere realizzato importanti lavori di ricerca e curatela, avere prodotto pubblicazioni di alto livello nel campo dell'arte moderna e contemporanea è tutta la serie di pubblicazioni che loro potrebbero serenamente andare a cercare. Capacità di gestione sì, delle risorse finanziarie che umane, con un'attenzione al lavoro, attitudine alla creazione, gestione dei rapporti e relazioni con tutti i soggetti pubblici. Bene, quando ero assessore a Milano avevo un budget di 34 milioni di euro, ne spendevo 27 di spese fisse, ne spendevo un'altra parte per gli stipendi, mi rimaneva 1,5 milioni di euro. Ogni anno uscivo con mostre per un totale di 20 milioni di euro. A partire da Marilyn Peach, a Bacon, a Guccione, a Botero, qualunque, a tutta l'arte contemporanea dal 68 al 2008, qualunque cosa.
alla mostra arte, cioè tu documentato nell'attività dell'assessore, che in questo caso aveva la funzione non di curatore ma di procuratore di danari, con gli sponsor che andavano da Vodafone all'Alfa Romeo, quando ha fatto la mostra di Balla, di Boccioni. Ora, questi qua chi devono prendere per il culo? Questi tre totali incapaci che nulla hanno fatto, nulla. E questo che mi fa incazzare, cioè che un gruppo di tre nulli stabilisca cosa ho fatto io, che non è una cosa opinabile, è una cosa chiara, trasparente. Poi uno può dire non mi è piaciuta, me ne frega niente, non ti è piaciuto Mattia Preti, peggio per te, non ti è piaciuto il Botero o Bacon, peggio per te, ma non è che non l'ho fatto. E questo è quello che chiedeva. Adesso andiamo a vedere lo statuto su cui faremo il ricorso al TAR. Lo statuto prevede un fatto molto chiaro: il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è composto dal presidente che lo presiede e da sei membri, riducibili a quattro, non so quanti siano adesso, ma forse meno sarebbe anche meglio. Tre membri sono eletti su designazione del comune di Prato, che vuol dire che tre membri sono in quota del sindaco, che forse contava su questi, e saranno su questi che pensava che non ci fosse alcuna difficoltà, trovandosi lui stesso in contraddizione con se stesso e il suo pensiero. Mi ha proposto molte ipotesi in queste ore alternative, ma non sono disposto ad accettarne nessuna e non sono disposto a venire mai più a Prato per nessuna funzione altro che per il direttore del PEC. È l'unica cosa che mi interessa. O si scusano e risarciscono il loro destino e il mio onore, oppure non è che ho interesse a fare il direttore del Palazzo Pretorio o il consulente di qualche altra operazione. No, questo è ciò che mi tocca e questo è ciò per cui i miei titoli sono soverchiamente abbondanti, travalicando non solo di 100 volte quelle dei tre nulli che vogliono chiamarsi commissari, ma anche di tutti gli altri concorrenti che ben conosco, li conosco bene, e uno di questi ha cominciato la sua carriera grazie a me, tanto per dire. Allora, cosa fa il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo si convoca, dura in carica 3 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Il compito è proporre modifiche allo statuto, fare il bilancio, proporre l'acquisto e l'accettazione o il rifiuto di lascite e donazioni. Quindi, poi dice articolo 10, comma I lungo. La nomina del direttore artistico e del direttore direttivo che assumeranno rispettivamente competenze di cui successivi articoli. Quindi la esclusiva decisione è non di tre nulli, ma di consiglio direttivo. Articolo 12, anzi articolo 11, presidente dell'associazione del sindaco e anche presidente o un suo delegato, quindi in qualche modo la figura, l'associazione complessiva e lo stesso consiglio direttivo sono in stretta relazione con il sindaco. Ma articolo 12 ribadisce: il direttore artistico, cioè io, è nominato dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. Chiaro, sono loro che lo nominano. Dovrà avere riconosciuti requisiti di competenza artistica, di competenza per la gestione dei musei, e ne ho diretti, come dicevo, e o gallerie, quindi sembra introdurre anche il tema della galleria privata, quindi potrebbe anche essere un direttore di galleria privata, di esperienze e rapporti con altre istituzioni dello stesso genere nazionali o stranieri. Io ho avuto rapporti con tutti i musei del mondo, ho fatto mostre a Città del Messico, a Rio de Janeiro, a San Paolo, a New York, a Parigi, non c'è un luogo dove non ho fatto mostre, insomma, forse in Kazakistan, ma sto attrezzandomi. E qui siamo arrivati quindi a dire che c'è una contraddizione palese, la esclusione non viene da chi deve stabilirla, che è il Consiglio, però c'è un minimo di... Si parla di un comitato scientifico, non è detto che il comitato sia esattamente questo, ma si parla di un comitato scientifico. Il comitato scientifico è composto da un numero di membri non superiore a 5 e non inferiore a 3. Sono scelti e nominati al Consiglio direttivo. E se fossero questi tre, ma non sono forse loro, sono persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte contemporanea. Non ci siamo. Gori è noto solo per essere figlio di. Sacco si è occupato dell'economia e della cultura, Lasproni è membro. Nessuno di loro ha competenza specifica e conoscenze nel mondo dell'arte, né per giudicare me, né per essere parte del consiglio direttivo.
Non potranno fare parte del comitato scientifico coloro che siano o siano stati comproprietari e addette gallerie commerciali d'arte. Siccome Gori padre e Gori figlio con l'arte hanno avuto commercio, potrebbe anche esserci un ulteriore conflitto di interessi. Il comitato scientifico nomina la professione del presidente, il comitato scientifico si riunisce sul governo, dovrà inoltre il comitato scientifico svolge un'attività di consulenza e collabora con il consiglio direttivo e con il direttore artistico, quindi collabora col direttore, non lo nomina, nella definizione dei programmi della politica di acquisizione. E si aggiunge però, in particolare il comitato scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva, quindi di sola consulenza, per il programma generale, per politica generale e in ogni altra questione per la quale il consiglio direttivo ne richieda espressamente il parere. Il parere, ammesso che siano loro, ma devo dire che leggendo bene il testo non è detto che, eccolo qua, vede, allora dobbiamo capire se questi tre siano consiglio scientifico, per cui non hanno titoli, proprio vanno messi alla porta, ovvero al capitolo, questo è lo statuto che spiega cosa farebbero ove fossero consultati. Qui invece abbiamo la questione relativa, le ho lette bene, al bando, trattamento economico, durata dell'incarico. A un certo punto si arriva al passaggio che è interessante perché è quello che ci riguarda. Valutazione delle candidature, premesso che la decisione non può essere di chi dà il parere tecnico, ma è solo del consiglio direttivo. Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione composta da tre membri. È quella o è questa qui? Probabilmente è un'altra. Quindi i tre membri non sono il consiglio scientifico, ma sono tre trovati per strada, Sacco, Asproni e Gori. La commissione esaminatrice, dopo aver esaminato la documentazione, esaminatrice non si capisce di che cosa, perché non se ne dà una funzione attiva e giudicante, trasmetterà i nominativi dei candidati ritenuti ammissibili alla propria valutazione al consiglio direttivo, il quale non accetta quello che loro gli hanno detto. Può, se vuole, ma previo colloquio finale delibera a suo insindacabile giudizio a chi conferire l'incarico. Quindi può dire, avete deciso di escludere Sgarbi, solo per quello lo vogliamo. E questo è implicito nel documento. Cioè la commissione che è stata incaricata, ove fosse diversa da quella scientifica, non ha alcuna possibilità di decidere, ma di suggerire. E dice, siccome il migliore è Sgarbi, suggerisco di non chiamarlo. Questo è il suo parere. Ecco. Sì. Dunque, su questo punto io vorrei aggiungere un piccolo particolare sul punto 7 del bando. Allora, la commissione esaminatrice, dopo aver esaminato la documentazione presentata, trasmetterà i nominativi dei candidati ritenuti ammissibili. Cosa vuol dire in italiano ammissibili? Cioè coloro che hanno i requisiti. La commissione non può escludere persone che non abbiano i requisiti, può escludere solo coloro che non hanno i requisiti, ma non è certo il caso di Vittorio Sgarbi. Quindi questa cosiddetta scrematura a cinque membri è illegittima e denota l'incapacità di leggere e comprendere quello che è scritto in una norma che hanno loro stessi redatta. Sì. No. Devo dire che per questo che dice Peretta io ero tranquillo, cioè io so di avere i titoli e posso tollerare che mi giudichi uno che ne ha più di me sulla sua competenza più ampia, non ce n'è nessuno in Italia, quindi non temo il giudizio di nessuno, ma non posso sopportare il giudizio di chi non è in grado di capire, ignora gran parte dei nomi, dei soli nomi degli artisti che io ho studiato. Vorrei sapere se conoscono, per dirvi, Bernardino Di Mariotto, Andrea Delizio, Gaspare Landi, Antonio da Crevalcore, cioè i soli nomi dei miei libri loro li ignorano, ne sono certo. Una che scrive come l'Asproni non sa chi siano, quindi come puoi giudicare una materia che non conosci, antica e moderna? Di più, essendo il loro parere un parere che diventa una scrematura, l'unica motivazione che loro hanno dato, ma che non è pertinente al bando, è che uno deve essere presente quotidianamente. Siccome è presumibile che Sgarbi, dice il comunicato del Tirreno, sia pieno di impegni, allora forse non potrà essere presente, ma è una presunzione del tutto arbitraria. Potrei aver deciso di sposarmi a Prato e di vivere qui o di diventare prete di una chiesa, ci saranno cazzi miei, se tecnicamente parlando. Quindi è una cosa incompleta. Per cui il mio principio è questo: che questa commissione sia da ritenersi abusiva, che sia da ricusare, che sia priva di titoli, che è cosa grave, perché non è che mancano nel mondo le persone che hanno titoli e competenza. Non devo dire
di essere amareggiato perché sono contento, poi dove c'è guerra io mi diverto, quindi in questo caso, mentre nei due casi precedenti mi dispiaceva perdere una cosa che era già collaudata, qui non essendo ancora partito penso che forse il cielo vi voleva portare altrove, oppure mi porterà a Prato sugli scudi, contraddicendo questi tre poveretti. Per cui hanno pensato di risarcionarmi senza sapere come era fatto il cavallo, perché non è che puoi risarcionare qualcuno non sapendo esattamente di cosa stai parlando e non avendo la capacità di giudicare i suoi titoli. Per cui io credo che da incompetenti quali sono oggettivamente, mentre loro non possono oggettivamente giudicarmi, io da quello che vi ho letto, da quello che non hanno scritto e da quello che non abbiamo trovato su di loro, posso definirli incompetenti assoluti nella materia che devono giudicare. Sarebbe come se per un concorso di odontoiatria prendessimo tre meccanici che si occupano di pistoni. Benissimo. Ecco, questo è il dato. Ecco, su questo quindi non potete pensare che io sia particolarmente amareggiato, ma vorrei concludere con un dato abbastanza oggettivo sulla mia presenza nella società, oltre le presidenze, le accademie, i titoli che non voglio neppure ricordare, l'ultimo premio a Bari delle accademie di cui sono stato presidente, ma inaugura il 1 febbraio, cioè dopodomani, una mostra di una sezione di scultura, direi contemporanea, si chiama, nel gusto dello stile che avete sentito, Linguaggi e approfondimenti sulla scultura italiana contemporanea sul filo della formazione accademica, e si inaugura a Montevarchi. Guardate qual è il simbolo, una capra vestita come me. L'autrice, che è Fatima Messana, ha preso questo mio modello popolare, creativo, e lo ha fatto diventare un'opera d'arte. Potrò essere estraneo all'arte contemporanea se sono dentro un museo d'arte contemporanea con un'opera che mi rappresenta? Non mi pare vi siano, benché abbiano merito per esservi, né la Sproni, né il Sacco, né il Gori, i quali dovranno ancora fare molta carriera per essere degni di entrare con testa di capra in un museo d'arte contemporanea. Per il momento non hanno la testa di capra, ma sono capre, e come capre non hanno titolo a giudicarmi. Grazie. Una domanda, mi chiedevo, ma siccome poi è emerso dalla lettura del bando che il consiglio direttivo che dovrà dire l'ultima parola, e siccome emerge nei numeri, almeno stando i numeri, che tre sono di nomina sindacale e uno di sindaco, di quelli che siedono al consiglio direttivo, chiedo perché fare un ricorso al TAR e non... Beh, non lo so, no, non mi aspetto niente, però no, ricorso al TAR sulla offesa a me di questi tre mentecatti. È evidente che se il Consiglio rapidamente dice, prescindo dal giudizio tecnico, ringrazio le tre capre, ma avendo detto cose che mi sembrano inadeguate, io nomino, lo dice, ai sindacabili del giudizio, quindi lo possono fare, posso aspettare. Posso farlo dopo, dico, però il principio è che non si può tollerare che ci sia una commissione detta esaminatrice, non giudicatrice, che esamina senza avere gli elementi per farlo, cioè non si può dare, insomma, no? Se tu hai degli stilisti che fanno una gara per vincere, ci metterai Armani, Fiorucci, ci metterai qualcuno che ha qualcosa, anche ci metti uno che passa per strada. Ora, questi tre sono tre passanti. Io non voglio essere giudicato da tre passanti, gli posso fare io un esame e scoprirò che non sanno niente, ma dico niente. È anche vero che questi tre non hanno mai detto il nome, il suo nome, o comunque non è mai stata pubblicata ufficialmente la lista di quelli. Però la può darsi che ci sia una... Posso confermare direttamente, perché ho parlato con Gori, che il nominativo di Vittorio non sarebbe incluso nella lista delle persone trasmesse. Ora, una cosa da dire è questa, che Gori deve stare attento dove cammina per strada, perché dopo che è venuto in ginocchio da me per gli ori, può darsi che gli dia quattro pedate del culo per rimandarlo indietro, cioè non è che qui si tratta di una vicenda di natura etica, si tratta di capire, contieniti, cioè se tu dici a lui che è corduto perché sua moglie è una troia, ora lui ha detto a me una cosa di questo genere, cioè ha offeso la mia dignità professionale, dimostrata, può dire quello che vuoi, mi sei antipatico, non mi piace quello che fai, ma uno che ha fatto quello che ho fatto io non si fa offendere dal signor Gori e tantomeno dalla Sproni o dalla Spreni, come si chiama, quindi però, stiano attenti. Che però Gori è tra i sei del consiglio direttivo anche,
Vabbè, questo sarebbe un ulteriore conflitto, forse un altro Gori, perché non pare che sia. E allora c'è un'altra forma di incompatibilità. Come fa uno a essere commissario di una cosa per un'altra? Cioè, ci sono delle, i profili che ho detto prima, io poi non faccio il giurista, perché abbia molta esperienza anche in quel campo. Se leggete oggi il mio articolo sul giornale sulla questione trattativa, capite che i profili per fare un ricorso ci sono, ma non sono ricorsi ovviamente che servano a restituirmi la direzione di cui nulla mi frega, ma a restituire la dignità del mio ruolo. Cioè, io faccio il critico d'arte non perché qualcuno mi spieghi che non lo posso fare da Bonami in giù, quindi c'è una motivazione complessa che non so poi quanto durerà, perché fra 2 giorni farò un'altra cosa, non me ne frega assolutamente niente, però devo dire che non mi aspettavo questo giudizio perché non lo merito, sono qua come una persona che non merita. Se tu sei Vissani e ti giudicano 3 extracomunitari che tu cucini male, ti incazzerai, dici tutta la vita che ho cucinato. Scusa una cosa, quindi quello che mi fa incazzare, ma basta, per il resto che me ne frega, insomma, anzi potrebbe essere una fortuna che io non mi occupassi di Prato, perché una volta che abbiamo consolato l'inconsolabile andremo a fare qualcos'altro, il pieno di musei. Ieri ero a pranzo, come non saranno mai questi 3 mentecatti, con l'ambasciatore del Kazakistan, pensavo di aprire un museo Sgarbi nel Kazakistan, non so, faccio meglio che noi, il Pecci, perché cos'è il Pecci? Cioè, obiettivamente cos'è il Pecci? È un museo a cui io ho dato il contributo della mia polemica, per cui tutte le volte che se ne è parlato perché io polemizzavo, è chiaro se se ne parla, è grazie a me, altrimenti sarebbe nella tomba dei concorrenti morti che vanno bene a quei 3 morticini, hai capito? Cioè, se voi siete qua e se se ne parla, è grazie a questo, imparino che la comunicazione è fatta anche di conflitto, queste 3 capre. E non me li faccio vedere perché me li mangio vivi. Sai quando Sgarbi si incazza? Non perché mi importi molto, gli dico, vado a vedere cosa ha fatto la moglie, il marito e il cugino di questi, faccio il PM. Ma dalla commissione vi è stato fatto sapere chi sono invece i candidati? Da noi non lo saprete, ma chiunque siano saranno pari a 0. Io li conosco tutti. Non posso annunciarle che ci sono sicuramente 2 nomi, Pratesi e Cavallucci, matematico. 2 un po' più sopra della nullità dei 3 commissari, però che hanno qualche parentela con loro, si assomigliano. Scusi, ma perché ci ha detto che il sindaco l'ha chiamata dicendo ma però... Perché io non sapevo neanche del concorso. No, nel senso, perché ci ha detto che il sindaco l'ha chiamata dicendo ma ripariamo magari con qualcos'altro? Se poi... Ah no, adesso no, allora, all'inizio vi ha detto che non c'era dubbio sulla mia nomina, non tanto perché volesse farmi un favore, ma per l'evidenza dei titoli. Quelli sono schiattati, tu prendi i libri, fai così, fai la montagnola di libri. Ieri sera c'era un film di Sofia Loren che doveva sposare Omar Sharif. Lui, siccome lei era di provenienza popolare, c'era una principessa, ha messo in gara 3-4 principesse e lei su chi riusciva a lavare più rapidamente i piatti. C'erano le pile di piatti, facciamo le pile dei libri. Io posso fare le pile di libri con chiunque, anche con i morti. Facciamo le pile e siamo a posto. Quindi questo. No, siccome ha capito di aver fatto una gaffe con me, dandomi per certa per avere nel sacco ciò che non c'era, ha ipotizzato, non peraltro con me, che oggi dovrei andare da lui ma non ci vado neppure, ma con il nostro, che ci sono altre soluzioni. C'è libero il posto di direttore di Palazzo Pretorio, benissimo, c'è libero il posto di... Quindi sono tutte cose che potrebbero significare un'alternativa, ma io non voglio altro che la direzione del Pecci. Qualunque altra proposta non mi importa nulla, e mi importa poco anche del Pecci, rispetto al fatto che non è la ragione per cui sono qua a polemizzare, sono la ragione qua per dire a voi è stato tolto il diritto di avere me in nome di un abuso. Sono una commissione abusiva, cioè questo è un abuso che patisce il cittadino, e lo patisce non perché io sono il migliore, ma perché lo sono. Se il consiglio direttivo scegliesse lei, accetterà? Beh, ovviamente, perché quello sarebbe la riparazione. Io non ho niente contro il consiglio direttivo, contro il sindaco. Se il sindaco è capace di dire voglio Sgarbi contro questi 3 mamalucchi, benissimo, chiamati mentecatti, mamalucchi e capre, non so se siano da querela, ma insomma sono 3 formule, mamalucchi, mentecatti, non lo so. Quindi se vengono sconfessati, come possono essere, perché dice è insindacabile giudizio, se vengono sconfessati, benissimo, vuol dire che hanno fatto un errore, che forse non hanno visto i miei titoli, forse pensavano che non partecipassi, non lo so, può darsi, se vengono a scusare, io aspetto le loro scuse, cioè io da Gori voglio le scuse, dalla Sproni voglio il ginocchio e da Sacco niente, perché tanto si è visto che da solo non è capace di fare nulla, ha bisogno di un coautore. Co. A proposito delle querele, io credo che tra i requisiti del bando c'era anche scritto di non avere subito condanne penali definitive, visti i problemi delle querele, quindi funzionano. Sì, no, ma sono tutte sentenze d'ordine giudicato in corso, sono una serie di cose tutte in corso alla Corte Europea, quindi cose totalmente insignificanti. No. No, potrei averlo se adesso, dopo che gli ho, forse che mi condannino, però non arrivano al terzo grado in tempo utile da escludermi dal concorso. Io vorrei dire...
che è divertente anche questo, lei ha fatto una domanda a cui non volevo rispondere, ma vedrete che fra i cinque, io non li conosco tutti, ma quei due nomi ci sono. Il che anche questo fa pensare che esiste una prevedibilità del giudizio che è legata a uno schema paramafioso, cioè che l'arte contemporanea, come dicevo quella sera che avevamo presentato il film di mia sorella, c'è una linea dell'arte contemporanea che sembra dover decidere come l'arte deve essere. L'arte è come è, non come deve essere. Cioè, il pregiudizio di molti questi che si occupano è che tutti devono seguire una linea e allora l'arte deve essere impopolare, deve essere legata a un filone. Ecco, questo certo io non lo rappresento, ecco, l'unica cosa in cui sono inadeguato è che non presento alcun filone. Cioè, se io cammino per strada e trovo un artista che mi piace, lo porto al Pecci. Non è che sto a chiedergli se ha fatto questo o quest'altro sulla base di una specie di curriculum che è obbligatorio, un cursus honorum. E così in molti casi mi è capitato di scoprire artisti, ma per esempio Ligabue, che è un grande artista totalmente eccentrico, forse non sarebbe in linea per il Pecci, ma perché non fare una mostra di Ligabue? Verrebbero 100.000 persone. Perché non è abbastanza contemporaneo, ma chi cazzo l'ha detto? Ma chi cazzo sei per dirlo? Ma che cosa vuoi? Faccia di merda, in questo caso dico a Bonami tecnicamente, faccia di merda, perché poi il capofila di questo gusto è lui, insomma. Quindi lei tornerà a Prato solo in qualità di direttore? Solo. Poi altrimenti non ci vengo neanche per vedere i monumenti, cioè non ci vengo proprio più, mi fermo a Travalle. Mi fermo a Travalle, a Calenzano, non ci metto più piede. L'ho già fatto con Piacenza, in Piacenza ho litigato col sindaco all'epoca perché ha messo delle rotatorie immonde e ha fatto una bretella per impedire l'accesso a una villa e non sono più andato a Piacenza perché non è decaduto. Anche adesso ci torno con una certa lentezza, andavo sempre, ero pieno di fidanzate a Piacenza e invece adesso ho smesso di andarci. Così adesso ogni tanto metto una città nel luogo dove non vado più, fra un po' Prato, niente, non pervenuta. Quindi non avranno neanche le mie polemiche sulle prossime mostre del Pecci, neanche quelle, più niente, proprio una disperazione. Faranno delle mostre tutti lì appacoronati, sbadigliando. Aggiungo che a dimostrazione della mia pertinenza, con l'ottima e bella assessora alla cultura della regione e con il Bazzini, come si chiama, il precedente direttore, abbiamo fatto al Pecci la mostra della Via Biennale. Cioè io sono talmente inadeguato che sono forse l'unico dei concorrenti che ha già fatto al Pecci una mostra che era quella della Biennale di Venezia nella sua sessione staccata. Chissà perché andava bene allora. Presentata dalla ragazza di, come si chiama, l'assessora Scaletti e dal direttore. Quindi c'è anche questo curriculum. Però non è che sono incazzato, peggio insomma, sono come dire, come determinato alla vendetta, sai come Attila, bruciare la terra dove questi camminano.